Ragazzi miei, benvenuti nel quinto episodio su Dragon Ball Z Team Training. Nel mentre che attendevo di startare questa registrazione, guardate chi ho trovato nel tunnel roccioso. Freezer livello 18. E tra poco proverò a catturarlo, ma prima, pollicione all'insù per supportare questi video e mi raccomando, condivideteli con i vostri amici. Adesso signori, è il momento di avere una concentrazione elevatissima, perché trovarlo è stato difficilissimo. Ora, andiamo a cambiare combattente perché dobbiamo indebolirlo un po'. Il giusto, non ucciderlo. Non ucciderlo. Ma indebolirlo. Double kick. Ed è un attacco che già potrebbe piacermi. Va bene. Noi invece te ne diamo uno solo di calcio, Freezer. Uno solo, bro. Ora ho capito che non devo assolutamente mettere Junior. E non devo assolutamente fare calcio. Va bene. Ok. Diminuiamo l'attacco. Double kick. Va bene. Fai di me quello che vuoi, Freezer. Fai di me quello che vuoi. Va bene. Ok, adesso body slam. Stai calmo, Buion. Buion, non sgravare. Buion. Oddio, che colpo al cuore. Vabbè, è paralizzato. Una possibilità in più di catturarlo. Capsula. Andiamo, Furisa. Andiamo, Furisa. Allora, move. Lo andiamo a mettere nella squadra al posto di... vabbè, togliamo l'android, raga. Gohan, al momento mi sento ancora di tirarmelo su, dai. Lo teniamo, lo teniamo. Android, mi dispiace, Broscock, ma... spiace. A questo punto non ci rimane che superare il tunnel roccioso. E siccome io Flash non l'ho preso, mi sono preparato una mappa già bella illuminata che mi dice dove sono gli strumenti e dove sono gli allenatori. Il discorso qual è? È che in questo tunnel roccioso dovrebbe esserci anche Cooler, che io non sono riuscito attualmente a trovare. Magari è nel secondo barra terzo piano e noi ovviamente lo andremo a cercare. Esattamente come immaginavo, secondo piano, ed eccolo qui, il nostro Cooler. E ovviamente, vabbè, raga, che ve lo dica fa. Andiamo a prenderlo, è chiaro, no? Vai, Buion, vai, brodero. E lo sapete che faccio? Faccio la pazzia. Dopo che l'ho preso, esco, lo metto in squadra e completo il tunnel. Ah, signori, per Cooler e Freezer questo ed altro. Ma c'ha pure la... c'ha pure quell'abilità della velocità, ragazzi. Questa è broken. No, questa è broken. Body slam. Calma. Ok, pure paralizza. Madonna, Buion, sei mio padre. Buion, ragazzi, non è mai stato più utile. Mai. Numero uno. Bag. Andamos. Capsula. Vieni, 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 Cooler, vieni. La mia squadra inizia a prendere forma, piano piano, piano piano, piano piano. Welcome on board, Kula. Move. Vieni, vieni, fratello, vieni. Swift, mi dispiace purtroppo per il Gon bambino che ci abbandona in maniera così brutale. Ma mai posto fu stato più meritato, ovvero quello di Cooler. Non vi preoccupate però, perché per adesso la nostra squadra è questa. Ma come vi dico sempre, ricordatevi che mancano ancora un sacco di combattenti. Manca ancora Zamasu, manca ancora Jiren, manca ancora Goku, uff, Vegito, Gogeta. Raga, questo gioco è ancora lungo per noi. Dovrei andare ancora un po' più qua sotto. Ok. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E non vi nascondo che questa grotta mi ha letteralmente messo in difficoltà. Mi sono morti un botto di combattenti e i PP delle mosse mi si sono quasi finiti, perché ho potuto utilizzare sostanzialmente tre combattenti, ovvero Vegeta, Junior e Buion. Solo che Buion è morto perché, regà, gliela faceva più. Potevo curarlo, sì, ma non volevo sprecare strumenti, anche perché ero molto vicino all'uscita, ok?
Come vedete, Vegeta pure è mezzo in fin di vita, ma in teoria ora dovrebbe evolversi. Se non vado errato. Oppure è al 36. Oddio, sai che non mi ricordo? Non mi ricordo. Vabbè, non importa. Comunque 35 o 36. L'importante è che siamo usciti dalla grotta. Adesso dobbiamo subito andare a curare la nostra squadra. E poi siamo pronti per la nuova palestra. Perché penso che ve la inserirò in questo video, la palestra. E mo' vediamo. Mo' vediamo. Vediamo se riesco a farla subito. A questo punto credo che dobbiamo entrare all'interno della torre. Perché dobbiamo sfidare il nostro sfidante, che in questo caso è proprio Joseph the Gamer. Giusto? Dovrebbe essere qui. Eccolo va. Ehi, Zeno, what brings you here? It's your fighter dead? Ehi, hey, he's alive. Ma sono morti per caso i tuoi combattenti? Te piacesse, Joseph? E invece no. Sono vivi. Sono Vegeti e Vegeta. Attenzione, perché ha un combattente in più. E se mi metti cooler, io conosco la tua debolezza. Pure tu però. Bastardo. Doppio calcio. E uno. Eh sì, ma io non gli faccio niente, raga. E questo è un disastro però. Vabbè, lui sta al 25, io sto al 17. Ci sta una cosa da fare, raga, purtroppo. Farmare i livelli. Vegeta, cucciolo, mi serve una mano. Mi serve una mano e... Death Beam? Imbazzuto cooler. Final Flash. Che figo però sto raggio, eh? Oh, ma ha tolto quasi metà vita il maledetto. Schiatta un po'. Scusa. Nella speranza che non muoia, io vorrei farlo evolvere. Perché penso che al 17... Allora, fermi. Non serve attaccare. Non serve attaccare. Perché l'ho messo in campo. Si prende i punti. Lo tolgo. Metto Vegeta. Ok. Così lui prende i punti esperienza. Questo, ragazzi, purtroppo va fatto finché non otteniamo il condivisore. Se ci sarà il condivisore, che non so come si chiama in questo gioco, allora potremmo iniziare a livellare tranquillamente i nostri combattenti. Audio. Livello level up. Bene. 2-1-1-1. Vabbè. He's trying to learn Kinesis. Lir. E invece sì. Sì, sì. Una mossa di tipo roccia, mi piace. Osaru. L'Osaru, ragazzi, non possiamo fightarlo con nessuno se non con Vegeta. L'Osaru, raga, ha un botto di HP, tanca un botto e dobbiamo per forza sparargli il Big Bang. Bene così. Riusciremo a one-shottarlo? Impossibile. Vabbè. Andiamo safe. Doppio Big Bang perché avevo paura utilizzasse la pozione, Joseph. Boom, beccate questo. Al bar. Vai al barretto, vai. 913 punti esperienza. Allora, mi faccio tutto con Vegeta, raga, perché forse mi si evolve adesso. Big Bang, bro. Ma per chi ce lo dobbiamo risparmiare, sto Big Bang? Ma per chi ce lo dobbiamo tenere, bro? Vai giù. Andiamo, let's go. Andiamo sul safe. Ok, Joseph usa Gohan. Mo Gohan, questa è carogna, raga. Questa è carogna. Non c'è problema, bro. Ti sparo un ennesimo Big Bang. Però me lo regge. Me lo regge. Ce n'ho un altro? Non ce l'ho più. Vabbè, dai, fa niente. Final Flash dovrebbe comunque bastare, eh. Anche se lui si è potenziato con la guardia. NPT Vegeta. Vegeta NPT, regà. Non parla tanto. Oh! Si evolve pure Freezer! Sto a volà! Ecco come ci piace Furisa! Eccolo! Seconda forma, regà. Seconda forma.
Si evolve pure Vegeta. E che episodio, signori! E che episodio! Vai, prova, fatti vedere. Ghoul! Majin Vegeta! Madonna mia, raga. Explosion? Ragazzi, effettivamente Explosion, con tutto il rispetto, quando mai lo andrei... Ah, è diventato lotta buio, Majin Vegeta! Mo'? Impazzuto. But you are from being ready to battle against the Dragon League. Ah, ok, sì, perché si chiama Dragon League la lega, ok. Ok, smelly aether, ci becchiamo, una roba del genere, penso. Ora, fatto l'avversario qui, dobbiamo andare alla sede del Team Rocket, dove poi otterremo la spettrosonda. Spettrosonda che ci servirà poi per identificare lo spettro che c'è in questa torre. Potrebbe essere proprio lo spettro di Garlic Junior. Perché la ragazzina qui prima ci ha detto: hai sentito i rumor sulla storia di Garlic Junior? È molto terribile. Molto terribile non si dice, però vabbè. Qua chi è? Qui c'è una zona verde dove potremmo provare a vedere cosa c'è. Diamo un'occhiata. Così, uno sguardo rapido, eh. Mazzo, sei ignorante sto Cell. È fortissimo, regà, perché c'è pure quel... GG. C'è pure quello per recuperarsi la vita. È proprio broken sto personaggio. Grazie mille per questa bellissima cattura. West City, prima cosa ovviamente, curiamo la squadra. E direi che per questo episodio è veramente tutto, perché abbiamo fatto un bel po' di cose. Abbiamo catturato Freezer, lo abbiamo fatto evolvere, abbiamo preso Cooler, si è evoluto Vegeta. Insomma, volevo mettervi anche qualche altro pezzo di questa West City, ma per adesso diciamo che va bene così. Per il quinto episodio è veramente tutto. Noi ci vediamo con il prossimo video dove faremo evolvere anche Cooler. Sempre solo qui, su Tuberanza. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.